Questo video inizia con un viaggio da incubo, da Dalat a Doian. 15 ore su un bus scomodissimo, puzzolente e con dei poveri bambini che hanno vomitato per tutto il viaggio. Dopo 4 ore di viaggio ci siamo fermati in quest'area di sosta. Sul pullman fa un freddo che non avete idea. Il bus oggi fa proprio schifo, è scomodo, non ha neanche una mezza presa di corrente. Però che dobbiamo fare? Siamo al tramonto. Questi sono i posti di ristoro dove si fermano tutti i bus che viaggiano in giro per il paese. Dove si può anche mangiare, andare in bagno, però non aspettatevi di mangiare bene, anzi. Io ho appena mangiato un piatto abbastanza discutibile. C'è anche un piccione in gabbia. Sono arrivato a Doian, o meglio, sono arrivato nella periferia Doian. Sono le 3 di notte, non ho dormito un tubo, avrò dormito forse una, due ore massimo. Questa cosa che mi lascino alle 3 di notte in mezzo al nulla non ha molto senso. Dopo tutte quelle ore di bus mi è anche toccato aspettare altre 4 ore nel pieno della notte che mi portassero in città. E non è stato divertente, ve lo assicuro. Ma per fortuna una delle notti più lunghe della mia vita si è conclusa con un'alba spettacolare e da lì in poi la mia giornata sarebbe stata tutta in discesa. Buongiorno signorine. Ok, c'è stata una svolta, la navetta della compagnia del bus mi ha portato a questo mercato, almeno c'è una bellissima alba. Sì, vabbè, ma che figata. Nonostante tutto, la stanchezza, il caldo, il sonno, la fame, la sete, mi sta già piacendo un sacco questa città. Questa è la città delle lanterne, ma voglio godermela poi oggi pomeriggio quando sarò, spero, bello riposato. Ed eccoci qua, buongiorno compagni di viaggio. È iniziata ufficialmente la visita di Hoien, nonostante non sia ancora riuscito a dormire perché la camera non era pronta, mi hanno prestato questa bellissima biciclettina olandesina e quindi vi faccio subito un giro. Andiamo un po' all'esplorazione a caso. È proprio vero che a volte ci vuole poco per essere felici. Basta una bicicletta in terra straniera, una giornata di sole e il mondo che ci scivola attorno. Wow, bellissimo. Incredibile, una sorta di pista ciclabile in Vietnam, in mezzo alla natura, sul fiume. Allora, in teoria se proseguo in questa direzione dovrei arrivare al mare. Sto andando completamente a caso, voglio solo godermi questo posto. Anche perché se mi fermo mi addormento, quindi non devo fermarmi. Guardate quanto fa Vietnam questa scena della signora che raccoglie il riso. Che bello è sto posto! Ma in che posto sono? Wow! Da buon turista medio mi sono fatto trasportare e appena arrivato in spiaggia ho preso un cocco da bere, un braccialetto ricordo e una bella ustione. Questo di fronte a me è l'oceano, anzi è il Mar Cinese. Quella laggiù è Da Nang. Non c'è nessuno sulla spiaggia, è domenica. Adesso penso mi berrò il mio cocco, poi mi metterò penso all'ombra e mi farò un bagnetto. Dopo una nottata veramente devastante, questa è una degna ricompensa, direi. Guardate com'è bella limpida l'acqua, sembra un po' il nostro mar Mediterraneo, forse perché qua è chiuso da questa baia. Una lunghissima spiaggia bianca tutta per me, il mare, il sole. Se questo è un sogno, non svegliatemi. I bufali! Ciao bufalotti, ciao! Ciao! Due adulti, due cuccioli.
capita molto spesso in Vietnam di vedere bufali come questo, immersi nell'acqua delle risaie. Loro si rinfrescano combattendo il caldo torrido e nel frattempo concimano la risaia stessa con i loro, insomma, bisogni. Camera. Sono partito 24 ore fa e finalmente riesco a farmi una doccia e a dormire un pochettino. Ci vediamo più tardi. Many unbearable hours later. Ok, come non detto, si torna in camera. Allora, il temporale pare passato. Vado a vedere questa città che prima mi è sembrata bellissima. Sono passato al volo in bicicletta e mi è sembrata meravigliosa. Hoi An è una città costiera di 100.000 abitanti, conosciuta in antichità con il nome di Phi Pho, e dal 1999 il centro storico è stato dichiarato patrimonio dell'umanità. La città è famosa in tutto il mondo soprattutto per le sue lanterne. Qua c'è il solito mercatino di frutta fresca che si trova in ogni città vietnamita. Guardate che bella frutta. Il solito traffico di motorini. Ed ecco la caratteristica principale di questa città, le lanterne. Infatti questa è la città delle lanterne. Ed ecco qua tutte le barche che poi dopo il tramonto prenderanno vita illuminando tutte le lanterne. Adesso andiamo a quell'isolotto lì dove c'è un mercato chiamato il mercato notturno perché c'è solo il pomeriggio tardi fino a dopo il tramonto. È la prima città di questo viaggio in cui incontro veramente tanti turisti, tanti, e qua la maggior parte sono turisti. E questo è il ponte famoso delle lanterne. Aspettiamo il tramonto per goderci lo spettacolo. Intanto guardate che bella luce. C'è anche la tipica mascotte vietnamita. Giusto un paio di persone qui sul ponte. Mentre aspettiamo che scenda il sole, cali la notte, si accendano le lanterne, vi racconto un po' la storia di questa città, che è un'antichissima città portuale, infatti è molto vicina all'oceano e qua venivano mercanti da tutto il mondo, soprattutto giapponesi e cinesi. Un lato era il quartiere giapponese e l'altro lato era il quartiere cinese, ma poi venivano europei, olandesi, inglesi, francesi, indiani. Era veramente un porto commerciale importantissimo. Poi è stata distrutta più volte e ha subito molto l'influenza cinese e francese e siamo arrivati a questa meraviglia. Sull'isola di Can Nam c'è il Night Market, dove, come suggerisce il nome, appena dopo il tramonto si trovano migliaia di bancarelle di cibo e merce contraffatta, il tutto ricamato da coloratissime lanterne. E qua termina la via del mercato.
I need a good love. Ma adesso è il momento dello spettacolo per cui Hoi An è famosa in tutto il mondo. In a couple weeks I could drive away. Ed ecco che è iniziato lo spettacolo delle lanterne. Senseless, with no direction. Guardate che roba romantica. È bellissimo. Questa è veramente una città meravigliosa. Penso che questo potrebbe essere uno dei posti più romantici che abbia mai visto. I need to get out, but I can't find a ticket to leave. In a couple weeks I could drive away and you could find another victim. It's not your fault to feel this way. Senseless. The next day. E buongiorno compagni di viaggio. Ho dormito tantissimo questa notte, una roba come 11 ore, ma ne avevo proprio bisogno. Oggi si cambia mezzo, ho affittato uno scooter per andare qua nei dintorni a vedere un paio di cosette, per cui partiamo subito. Ad una quindicina di chilometri a nord di Hoi An si trovano una serie di piccole montagne molto suggestive. Allora, sono arrivato a questa montagnetta, si chiama Marble Mountain, cioè la montagna di marmo. Hello. Sì. Ok, da qua si inizia, c'è questa scala ripidissima. Non so quanti gradini saranno, però noi saliamo piano piano con calma. Volendo c'è anche l'ascensore che costa un po' di più, io adesso ho pagato 40.000 dong e un po' meno di 2 euro. Pazzesca. E subito sbam, un enorme stato di marmo bianco del Buddha. Spettacolo. Queste sono le Marble Mountains, uno dei luoghi più affascinanti e spirituali di tutto il Vietnam. Situate tra le città di Hoi An e Da Nang, le Marble Mountains sono una serie di 5 colline di marmo che si ergono dalla pianura circostante. Questo luogo è stato un importante sito religioso per i buddisti vietnamiti sin dal XVII secolo. Le 5 montagne di marmo rappresentano i 5 elementi della filosofia orientale: acqua, legno, fuoco, metallo e terra. Ogni collina ha un nome e una storia unica. Questa è la montagna più alta e si chiama Thai Son, che significa montagna dell'acqua. Qui si trovano molte grotte e templi buddisti. Fun fact, i proprietari del mio appartamento si sono preoccupati perché mi hanno visto andare in giro senza cappello e mi hanno prestato questo bellissimo cappellino nero, quindi per oggi la mia testa è salva perché ieri mi sono ustionato. Intanto riprende la nostra salita ripidissima. Non è una scalinata, è una pista da sci. Qui c'è questo enorme buco scavato nella roccia e si passa da un lato all'altro della montagna. Entriamo in questa caverna, sempre con una scalinata ripidissimissima. Sono anche delle scritte cinesi incise nella roccia. Da questa terrazza si può ammirare come le altre montagne di marmo siano immerse tra una città che cresce sempre di più.
Questa è sicuramente la grotta più famosa. Si chiama Huyankong e significa grotta del suono misterioso. E qui si possono ammirare bellissime sculture e affreschi buddisti. Al centro della grotta c'è questa enorme statua del Buddha e poi c'è questa luce che filtra dall'alto che rende tutto un po' più cinematografico. Si riesce a comprendere, ma questa statua è gigantesca. Qua dentro almeno c'è un po' di fresco e refrigerio, perché ti assicuro che fuori si muore. C'è la maglietta è fradicia. E questa è l'uscita dalla montagna. Un'altra cosa che ti potrebbe capitare è che vi fermino le donne in motorino, a me è capitato, e vi portano dentro dei negozi di souvenir e vi ricattano dicendovi: se comprate un souvenir anche piccolino, io vi porto in un punto da dove non si paga. Vi portano all'uscita e vi fanno entrare dall'uscita, perché effettivamente non ci sono controlli, però l'ingresso costa meno di 2 euro. Vi ho detto di no, ho parcheggiato per i fatti miei, ho pagato i miei 40 don e sono entrato. Un'altra delle gioie di questa giornata è stata guidare lo scooter circondato da grattacieli e risaie, attraversando enormi fiumi e costeggiando lagune luccicanti, fino a ritrovarmi di nuovo a nuotare nel caldo mare vietnamita. Tornato in città Doyan, è già il tramonto ed è di nuovo il momento delle lanterne illuminate e delle barche che colorano la notte. Ed eccomi tornato a Doyan, seconda serata qui, seconda e ultima serata qui. Ecco come si siedono gli asiatici. Siedono tutti così. Quando vogliono riposarsi un attimo le gambe o mentre aspettano qualcosa, si siedono in quel modo. Oggi il tramonto non è bello come quello di ieri, anzi là è piuttosto nuvoloso. Vediamo se però con il drone riesco a catturare qualche scena carina. Purtroppo dietro questa enorme struttura in ferro c'è il ponte coperto giapponese che è in ristrutturazione, quindi a me dovrò vederlo solo in foto. Vedete che questa, che di giorno è un'anonima pagoda, la sera con le luci e le lanterne è tutta un'altra cosa. E si conclude il mio soggiorno qui ad Hoi An, una città che mi ha rubato il cuore, nonostante sia iniziato malissimo con il viaggio in bus e tutto quello che avete visto. Si è rivelata in realtà un posto meraviglioso che, se venite in Vietnam, non potete perdervi assolutamente. Adesso io vado a dormire molto presto, perché domani mattina ho la sveglia all'alba, perché mi sposto in un'altra città. Si continua ad andare verso nord. Se questi video vi stanno piacendo e non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!